Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra pagina sportiva. In apertura parliamo della campagna abbonamenti dell'Arezzo al via con polemiche per i rincari relativi ai prezzi. Una parte della tifoseria si lamenta e cerca spiegazioni. Al via la campagna abbonamenti dell'Arezzo. Nel cuor della gente lo slogan scelto. Fino al 17 luglio si potrà esercitare il diritto di prelazione riservato ai vecchi abbonati, mentre dal 1 al 24 agosto partirà la vendita libera. Le tessere possono essere acquistate presso la segreteria della società allo stadio in Viale Gramsci, oppure presso l'hotel New Energy a Rigutino. Non sarà più possibile sottoscrivere il proprio abbonamento presso lo store in via Madonna del Prato. Consentito invece l'acquisto online sul sito www.ticketone.it. I nuovi prezzi sono più elevati di quelli dell'anno scorso e il fatto non è passato inosservato. Alcuni tifosi, anzi molti più di uno, sono rimasti sorpresi. L'incremento del costo in alcuni settori dello stadio è sensibile e si domandano per quale motivo sia stata decisa questa linea. Sul fronte del mercato la notizia adesso è ufficiale. Lorenzo Polvani lascia la società Amaranto. Il giocatore ha trovato l'accordo con la società per la risoluzione del contratto. Se ne va quindi un altro componente della squadra che ha vinto il campionato di Serie D. Due stagioni in Amaranto, in parte condizionate da qualche infortunio, ma dal rendimento eccellente ogni volta che è stato impiegato. Da venerdì 5 a domenica 7 luglio, Orgoglio Amaranto fa festa al Parco del Bagnoro, un cartellone ricco di appuntamenti. Stampa Orgoglio riprende Amaranto in festa con un programma davvero ricco. Ci sarà modo di parlare di azionariato popolare, ci sarà modo di parlare anche di fanzine, ma soprattutto ci sarà anche un incontro per un primo appuntamento con il mister e alcuni giocatori. Noi abbiamo organizzato per la terza edizione, quindi una festa dentro questo magnifico parco qui al Bagnoro, venerdì, sabato e domenica prossimi. Abbiamo cercato di coniugare sia l'aspetto, come dire, del divertimento, quindi musica dal vivo tutte le sere, mangiare buono, ma abbiamo anche come sempre il momento della riflessione, il momento culturale, come ha anticipato lei, un dibattito sul mondo dell'azione popolare con un esempio specifico, quindi Ideale Bari, una società interamente gestita dai tifosi. E poi avremo degli ospiti tedeschi che ci spiegheranno invece appunto la domenica sera il loro modello di gestione e le battaglie che i tifosi tutti uniti insieme riescono a condurre e poi anche a vincere. E appunto avremo un dibattito legato al mondo culturale, al mondo delle curve, le fanzine dedicate al mondo ultras. Ciliegina forse sulla torta sarà appunto la prima uscita pubblica di Mister Troise sabato sera alle ore 21, in cui lui insieme ad alcuni nuovi giocatori che saranno già in città si presenteranno alla nostra festa, ai tifosi, a tutti coloro i quali vorranno intervenire, quindi cercheremo meglio di capire quali saranno gli intendimenti del Mister per la nuova stagione. Terzo anno che mettiamo a disposizione le nostre strutture ad Orgoglio Amaranto per questa festa che viene subito dopo la festa della ciliegia, ma siamo molto contenti di mettere a disposizione tutte le strutture, anche perché tra di noi la maggior parte sono tifosi Amaranto. Orgoglio Amaranto è una realtà importantissima della città, non solo per i tifosi dell'Arezzo Calcio, ma per la città intera, perché io ritengo che la squadra della città, in questo caso l'Arezzo, sia un patrimonio della città stessa, e Orgoglio Amaranto nei momenti difficili degli ultimi anni è stata importantissima per risollevare le sorti della società. Il campo sportivo Bruno Nespoli del villaggio Dante è la nuova casa dell'Arezzo Calcio Femminile. La consegna dell'impianto al sodalizio sportivo guidato dal presidente Massimo Anselmi è avvenuta questa mattina alla presenza dell'assessore allo sport Federico Scapecchi. Circa un mese fa la società aveva risposto presente al bando per la riqualificazione e successiva gestione dell'impianto dedicato all'ex portiere Amaranto, che prevedeva interventi per lavori stimati in 33.500 euro. La società presieduta da Anselmi ha presentato un progetto più ampio per 244.761 euro che ha ricevuto l'ok dei tecnici e l'approvazione della giunta. E c'è stata una donazione di 1.500 euro da parte dei tifosi della curva grazie agli eventi organizzati dal gruppo Fossa, una bella iniziativa che vede protagonisti i tifosi della curva Lauro Minghelli che regolarmente fanno donazioni a chi ha bisogno.
Una bella giornata per la pediatria, perché il gruppo La Fossa dei tifosi dell'Arezzo, della curva Lauro Minghelli, vi ha donato una cifra di 1.500 euro con una raccolta dopo un'iniziativa. Questa cifra, che non è scarsa, anzi è una cifra significativa, finirà in un paniere che è quello del Comitato dei Genitori di Neonatologia, così almeno figura in un conto particolare, e da questo paniere noi utilizzeremo questi denari per l'acquisto di macchinari per la nostra attività quotidiana. Perché avete scelto di donare alla pediatria quanto raccolto durante un evento a voi caro? Fondamentalmente crediamo molto nei giovani, investiamo tanto tempo durante l'anno in curva perché li vediamo come il nostro futuro, sono il nostro futuro, quindi ci sembrava giusto cominciare dai più piccoli. Anche l'anno scorso siamo riusciti, dopo il torneo, a fare una bella donazione all'Associazione dei Nasi Rossi, quindi quest'anno abbiamo deciso di continuare e quest'anno abbiamo deciso di aiutare la pediatria. In questo caso sono il gruppo della Fossa insieme agli altri gruppi che hanno organizzato, hanno collaborato nell'organizzazione del Memorial Paolucci, la 20ª edizione. Li siamo contenti come amministrazione comunale, insieme alla Fondazione Guido Arezzo, di aver concesso l'utilizzo gratuito del Teatro Tenda, perché sono tutte risorse che i gruppi hanno risparmiato e hanno potuto aumentare il livello della donazione a questo reparto di pediatria. Dopo il bel campionato dello scorso anno in eccellenza, la Castiglionese riparte con nuove ambizioni. Sarà ancora Roberto Fani il tecnico della squadra. Con l'allenatore della Castiglionese è stata un'annata importante, c'è stata una stagione una piccolissima pausa, però poi alla fine il bilancio è veramente positivo. Sì, assolutamente, abbiamo avuto dei problemi nei mesi gennaio-febbraio, abbiamo avuto qualche infortunio di troppo e diciamo che un pochino di preoccupazione c'è anche venuta. Avevamo dei problemi che poi piano piano siamo riusciti a superare, a uscire da quella fase negativa e a finire un buon campionato considerando il livello della competitività di quest'anno. C'era anche il Siena. Esatto, ma il Siena, il Terranova, squadre forti, il Signa e quindi ecco. È stato veramente veramente difficile, il livello secondo me era molto molto più alto quello di quest'anno e quindi finire poi come abbiamo finito ci rende anche orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Due anni comunque ad alto livello, adesso le voci di mercato parlano comunque di movimenti importanti per la Castiglionese. Sì, il progetto della Castiglionese è quello di crescere sia a livello di società, a livello di squadra, a livello anche di obiettivi e quindi siamo in questa fase di crescita. Veniamo adesso al ciclismo con la partenza del Tour de France da Firenze, che rimane un evento di grande rilievo non solo sportivo. In questo servizio vi proponiamo alcune strade del capoluogo toscano che sono state attraversate dalla carovana del Tour.
chiudiamo con l'atletica e il quinto posto per Anna Visibelli ai campionati italiani assoluti su pista di atletica leggera. L'importante manifestazione è andata in scena a La Spezia e ha visto una ristretta selezione di atleti provenienti da tutta la penisola confrontarsi tra diverse specialità alla ricerca del tricolore. L'atleta aretina è riuscita a confermarsi tra le migliori nel panorama nazionale del salto in lungo con una prestazione di 5,96 m. L'alga atletica Arezzo ha inoltre vinto un titolo regionale nei 110 ostacoli con Riccardo Cincinelli ai campionati toscani juniores. E questa era anche la nostra ultima notizia, non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento in compagnia dei programmi di Teletruria.